Questo video è offerto da Refurbed, un sito di ricondizionamento, il numero uno in Italia, con elettronica di ricondizionamento con garanzia di 12 mesi massimo. Come vedete, ci sono tantissimi prodotti a dei prezzi veramente ridicoli. E io ho preso l'Apple Watch serie 5 in questo video, che è quello del 2019 precisamente, e guardate, eccolo, è proprio questo che vi sto evidenziando, 299 euro. Potete pagare a rate, potete personalizzarlo, questa è la cosa principale, potete scegliere se averlo buono, come nuovo e cose varie. Avrete la garanzia e tutte queste altre cose, resi gratuiti, e soprattutto avrete anche i pagamenti sicuri. I pagamenti sicuri con Visa, con PayPal soprattutto, e con Mastercard. E Poste Italiane, diciamo i soliti, ma quello che importava di più a me sinceramente era PayPal. Oltre agli Apple Watch ci sono anche gli smartphone, guardate, soprattutto con Apple, iPad, smartwatch, di tutto e di più hanno, concentrati su Apple ma anche su qualcos'altro, fotocamere, PC, anche di quelli fissi oltre a quelli portatili, cuffiette, quindi AirPods, ma anche Asus, queste marche, e poi i monitor più, diciamo, venduti. E le marche principali sono Apple, Samsung, Lenovo, Dell e Huawei. È una grande cosa che abbiano Huawei, perché sappiamo che è successo. E sul sito mettono: i nostri clienti ci amano, quindi guardate un poco. E quindi visitate il sito, magari trovate qualcosa che vi può interessare. Ragazzi, mi è arrivato un pacco, vediamo cos'è. Un caricatore Apple Watch, quindi qua cosa ci potrà mai essere? Lo andremo a vedere subito. Oddio, bellissimo. Allora, quindi vediamo cosa c'è all'interno. Lasciamo stare questo. Allora, qua c'è il caricatore dell'Apple Watch. Ma da chi arrivano tutte queste cose? Andiamo a vederlo. Verifichiamo subito. Un Apple Watch. Solo che non è in una scatola iPhone. Questo pacco arriva da Refurbed. Allora, Refurbed è un servizio di ricondizionamento. Ovviamente questo video è offerto da Refurbed. È un sito di ricondizionamento dove potrete andare ad acquistare a prezzi veramente veramente sciocchi certe cose. Questo per esempio è un Apple Watch di quinta generazione, l'ho acquistato per 200 euro, e lo potete ovviamente acquistare a rate. Allora, quindi noi adesso lo andremo a configurare e a vedere. Allora, come vedete, io non vedo nessun graffio. Sì, non vedo nessun graffio, oltre, vabbè, allo sporco. Anche al caricatore, anzi, il caricatore è nuovo perché c'è la pellicola. Ma a me sembra veramente... Vabbè, la scatola era un po' rovinata, ma è normale, i corrieri si fanno sempre riconoscere. Adesso lo andiamo ad accendere. Vediamo. Ma veramente. Ok, ci sono. Allora, l'ho attaccato in una maniera un po' strana, comunque adesso lo andiamo a configurare. Allora, andiamo ovviamente nell'app Watch di Apple e facciamo inizia abbinamento, configura per me. Ah no, qua ci sto chiedendo già la lingua. Allora, la lingua te la metto, caro. Però, allora, se magari ci fosse l'italiano. Ok. Sì, che lo voglio usare in italiano. Italia.
aggiorna ora. Ho trovato questo libricino. Vabbè, oltre a questo che ce l'hanno dato loro, ce l'hanno fornito loro, anche tutti i libricini, tutti i libricini della Apple. La scatola non contiene nient'altro, un po' povera come scatola, sinceramente mi aspettavo di più. Comunque sì, questo è il pacco da Refurbed, vi lascio il loro sito in descrizione, è veramente ottimo. Come vedete è in ottime condizioni, come l'ha scritto nella descrizione, ed effettivamente è in veramente buonissime condizioni. E sinceramente a 200 euro una cosa del genere non la trovi da nessuna parte, penso. Poi potete andare a dire quello che volete, però questa secondo me è la soluzione migliore. Sta installando WatchOS, non so se io adesso ci posso interagire perché non... no, ancora non lo posso. Ah, sta calcolando il tempo rimanente, contento per te, guarda. Ovviamente WatchOS 9. E ci vediamo quando avrà finito. No signori, vi voglio far notare il tempo rimanente. Sono veramente veramente contento, perché questo video mi sa che non esce più. Se lo vedete bene, se non lo vedete non lo vedete. Signori, la verità, sono passati un paio di giorni e questo è il nostro giocattolo, cioè innanzitutto non ha graffi, come ho detto già dalla prima parte, non ha graffi. E in più è super reattivo. Io pensavo che avessi comprato una cosa un po', sai, che dovesse laggare e queste cose qua. Invece guardate com'è reattivo. È veramente impressionante, perché innanzitutto l'ho comprato da un sito di ricondizionamento. C'era scritto come nuovo, non in ottime condizioni. Quindi secondo me Refurbed in questi ricondizionamenti è il numero uno. In più ho comprato un cinturino per appunto l'Apple Watch, vi metterò un'immagine probabilmente. E secondo me questo ne vale veramente la pena. Ovviamente c'è tutte le modalità dell'Apple Watch più aggiornato, WatchOS 9 lo supporta, ve lo faccio vedere. In impostazioni generali info, ecco qua, guardate, versione 9.0. il modello è la versione 5, non so se ve l'avevo detto, da 32 giga con il Bluetooth e tutte le altre cose. Ovviamente supporta tantissime app e poi ci sono svariati quadranti che potrete scegliere, questi, vabbè, poi potrete sceglierli tramite l'app Watch. Dopo averlo configurato, vi assicuro che vi renderete conto di che cosa effettivamente è Refurbed, un sito di ricondizionamento che porta veramente dei buoni prodotti a casa. Quindi vi lascio il link di Refurbed in descrizione, nel caso voleste acquistarlo tramite Amazon, anche quello in descrizione. E nel caso voleste acquistare anche il braccialetto in acciaio, perché in questo momento questo è di gomma, non so se si capisce, comunque è di gomma.
ed è comunque molto bello perché c'è un gancio parecchio comodo. E però quello in acciaio dà proprio dell'orologio, orologio. Quindi ci vediamo in un prossimo nuovissimo video. Vi ricordo di contattare Refurbed nel caso in cui aveste problemi con questo orologio, perché vi aiuteranno subito visto che l'assistenza è H24 e vi potranno aiutare sicuramente, vi rimborseranno o addirittura vi manderanno un nuovo prodotto in condizioni migliori. Ci vediamo in un prossimo e nuovissimo video.